Beh, l'anno scorso è un po' particolare perché quando siamo andati a giocare venivamo da lockdown, un mese di allenamenti da soli, non sapevamo dove stavamo, a cosa stavamo andando incontro, diciamo, sostanzialmente. Anche per loro penso sia stata una cosa più complicata. Adesso arriviamo a un buon momento di forma, secondo me, questo è importante. Possiamo andare a giocarcela perché l'abbiamo dimostrato in campionato che non siamo stati da meno del Palermo. Siamo fiduciosi, dobbiamo essere fiduciosi, speriamo di fare un'ottima partita e riuscire a tornare a casa per giocare un'altra partita. Sfida bombaggi valente, possiamo semplificarla anche un po' così in fase offensiva questo Palermo-Teramo. A lui un po' più in esterno forse rispetto a me, quindi anche lui me l'ho dimenticato, scusate, anche lui è un ottimo giocatore. No, ma ripeto, sarà Teramo contro Palermo. Palermo contro Teramo, scusate, quindi sarà quello. Non si sa se Bombaggi Valente potranno fare anche la peggior partita dell'anno, magari però il Teramo passa ugualmente. quindi speriamo di passare il turno, ripeto, dobbiamo fare la nostra prestazione, solo quello che conta. Voglio chiederti se questa partita di domenica, che insomma dà inizio ai playoff, è anche un po' l'occasione per voi che siete in scadenza di lanciare ulteriori messaggi, cioè se anche questo per te è uno stimolo. Guarda, Gaetano, lo stimolo è a prescindere da quello, penso non sia una cosa importante. Credo che chiunque dopo 2 anni, se non ha convinto, ancora dopo 2 anni, non ci sono più dubbi a un certo punto, credo. Quindi se, penso che se hanno preso le decisioni, le hanno già prese, al di là della partita dei playoff o meno. Mi auguro sia così, nel senso, quindi credo in questo. Poi al di là, la partita dei playoff è importante e tutti ci tengono a far bene. Ma perché ti dà una della linea diversa giocare i playoff, sei dentro o fuori, quindi è tutto un altro modo di approcciare la partita, ogni pallone pesa più di quanto pesi in campionato, quindi il bello dei playoff è anche questo.